Acciai Italia in visita all'Ilva, una delegazione della cordata composta da Arvedi, Cassa Depositi e Prestiti e Delfin si è recata a Taranto negli scorsi giorni. Presenti Lupoli e Morselli. Verranno assunti da Aferpi con contratti di solidarietà entro il prossimo 6 novembre. I 719 dipendenti ex Lucchini ora in cassa integrazione. Un accordo rilevante, quello sottoscritto alla presenza del viceministro Bellanova. Torna l'appuntamento con la rilevazione certificata dei prezzi dell'acciaio sul mercato italiano condotta da Siderweb. Una settimana, quella appena conclusa, contraddistinta da limitati movimenti delle quotazioni. Progettazione e produzione tailor-made. Su queste due direttrici si è costruita l'eccellenza di Moreschi SRL, azienda con sede nella Bergamasca, specializzata in lame per taglio e che Siderweb è andata ad incontrare. Bentornati ad un nuovo appuntamento con il Siderweb TG. Quest'oggi apriamo ancora con Ilva, perché è proprio un'esclusiva di Siderweb, quella relativa ai partecipanti della delegazione di Acciaio Italia all'interno del polo siderurgico tarantino. Gianmario Leone. La scorsa settimana c'è stata la visita di una delegazione della Newco Acciaio Italia presso lo stabilimento Ilva di Taranto. La delegazione era composta dalla D di Siderurgica Triestina del gruppo Arvedi, ovvero dall'ingegnere Antonio Lupoli, che vanta una carriera trentennale all'interno dell'Ilva di Taranto dopo essere stato trasferito, o meglio promosso, in quel di Trieste. E soprattutto nella delegazione di Acciaio Italia era presente Lucia Morselli, l'ex AD dell'AST di Terni, che da mesi viene indicata come possibile AD della nuova Ilva che nascerà. La presenza di Lucia Morselli, al cui seguito c'era uno staff di ben 8 persone, ovviamente trova spiegazione nel fatto che quest'ultima siede nel consiglio di amministrazione della Newco Acciaio Italia in qualità di rappresentante della Cassa Depositi e Prestiti, che insieme al gruppo Arvedi e alla Delfin, l'holding del gruppo Luxottica, compone al momento il CDA della Newco Acciaio Italia. Sono stati visitati vari impianti, soprattutto le discariche, che sono state indicate anche nell'ultima visita dei tecnici Ispre-ARPA come fortemente critici nell'attività attuale produttiva del siderurgico, tanto da ipotizzare insieme alla Procura di Taranto anche il traffico illecito di rifiuti. Gianmario Leone, Taranto. Non era facile, tantomeno scontato, ma l'accordo è stato trovato proprio davanti al viceministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova. I 719 dipendenti ex Lucchini verranno riassunti con contratti di solidarietà entro il 6 novembre prossimo, ma non sono solo queste le novità da Piombino, le ascoltiamo tutte attraverso il contributo di Giorgio Pasquinucci. Tutti i lavoratori dell'ex Lucchini saranno riassorbiti da Aferpi con contratti di solidarietà entro il 6 novembre. Il principio è contenuto nel verbale di accordo raggiunto dal Ministero dello Sviluppo Economico la settimana scorsa, anche se la complessa gestione dell'inserimento al lavoro di circa 700 persone dovrà essere oggetto di un ulteriore confronto tra sindacati e aziende in sede locale. Comunque sia, l'intesa ha stemperato le tensioni in vista del prossimo incontro al Ministero lunedì 26 sul progetto industriale e il conseguente piano finanziario. L'azienda sembra respirare un po' meglio dopo la concessione di un credito di 7 milioni e mezzo da parte di alcune banche ad agosto, ma ha sempre un respiro corto in attesa che Alessandro Profumo, financial advisor di Aferpi, riesca a ottenere il pieno sostegno del sistema creditizio all'ambizioso progetto di rilanciare la siderurgia a Piombino. L'azienda, ha recentemente affermato l'amministratore delegato Fausto Azzi, è pronta a lanciare la due diligence per consentire alle banche di fare le proprie valutazioni. Intanto ha fatto partire la richiesta delle offerte per completare il progetto dell'acciaieria elettrica e del nuovo treno di laminazione per rotaie e barre, capannoni e attrezzature di servizio escluse dal contratto con SMS ed EMAG. Giovedì prossimo il progetto sarà presentato alla Fiera di Berlino insieme ad un accordo di collaborazione con le Ferrovie dello Stato. A dicembre, quando SMS consegnerà lo studio ingegneristico, è previsto l'appuntamento più importante, la decisione di passare alla realizzazione dei componenti nelle officine.
Ciò implica la rapida soluzione dei problemi finanziari, a cui necessariamente dovrà contribuire anche l'imprenditore Issar Rebrab, come sembra abbia richiesto lo stesso Profumo al momento di accettare l'incarico. Giorgio Pasquinucci, Piombino. Nuovo appuntamento con la rilevazione certificata dei prezzi dell'acciaio sul mercato italiano realizzata settimanalmente da Siderweb. Andiamo ad ascoltare le ultime novità attraverso le parole del responsabile dell'ufficio studi, Stefano Ferrari. La seconda settimana di settembre ha fatto registrare contenuti movimenti per i prezzi dell'acciaio al carbonio rilevati da Siderweb sul mercato italiano. Secondo la rilevazione di Siderweb, infatti, le quotazioni si sono mosse da un minimo di meno 10 dollari la tonnellata ad un massimo di più 10 euro la tonnellata. A far registrare il calo maggiore è la ghisa, che perde appunto 10 dollari la tonnellata rispetto alla settimana precedente, seguita da tondo, laminati mercantili, billette e lamiera da treno, che cedono 5 euro la tonnellata. In aumento invece i cois a caldo, che guadagnano 5 euro la tonnellata rispetto alla settimana precedente, e la vergela da trafila e perrette, che guadagna 10 euro la tonnellata. Invariato il rottame e i piani in acciaio inossidabile. Dei 26 prodotti rilevati da Siderweb, 10 sono rimasti allo stesso livello della settimana precedente, 10 sono aumentati e 6 sono scesi. Il Sider Index invece, che è l'indice che misura il prezzo di una tonnellata media di acciaio al carbonio sul mercato italiano, è salito da 299,93 euro la tonnellata a 301,16 euro la tonnellata. Il prossimo appuntamento con la rilevazione dei prezzi di Siderweb è per venerdì 23 settembre. Continua il nostro viaggio all'interno delle aziende che fanno parte della community dell'acciaio di Siderweb. Elisa Bonomelli è andata per noi alla Moreschi SRL. Per me il mercato è sempre positivo, bisogna comunque avere apertura non solo delle nostre valli, non solo del nostro territorio, ma guardare un po' fuori. È molto, molto forte la richiesta di mercato. Purtroppo, o per fortuna, la competizione non è più a livello europeo, ma diventa a livello mondiale. Stiamo sempre investendo come sulle macchine, su conoscenze dell'utensile e di prestazioni dell'utensile. Per me c'è tanto da fare ancora, ma tanto, perché tanti si sono fermati un po' all'utensile come una cosa un po' superficiale, dove metti e togli, però oggi col costo che abbiamo in noi è molto importante non fermarsi a dover cambiare l'utensile, non fermarsi perché il taglio è sbagliato, è fuori squadra. Cioè entrano in gioco tanti fattori che comunque definisce molto bene quello che vuol dire l'utensile di qualità. Tutte le news del mondo dell'acciaio passano da siderweb.com. Prossimo appuntamento invece con il Siderweb TG sarà il prossimo lunedì 26 settembre. Arrivederci.